feel buried alive. This city is airtight, suffocating lonely in the crowd. È la diva del momento, a lei tutto è concesso. Sì. On the screens of their lives, screaming into space to drown them out. Veramente diciamo che io sono autodidatta. Oh, eccola, eccola qua. I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Matilda De Angelis. Quando sono nata. È vero. Ciao. Ciao. Benvenuta. Ah, ho detto quante volte te l'avranno dedicata. Da quando sono nata, quando sono stata portata a casa dall'ospedale c'era questa canzone. Già, subito. Sì, già. E ancora ti perseguita, scommetto. No, bellissima. Ti fa piacere. Harry Belafonte, meraviglioso. Ma tu nasci cantante? Sì. Sì, cioè nel senso io ho sempre cantato, fin da bambina mi è sempre piaciuto cantare, mia mamma cantava in macchina per farmi stare zitta, quindi si vede che questa cosa ha funzionato. Senti, e sei entrata anche in un gruppo musicale, no? Sì. E poi hai abbandonato per il cinema? Sì, per... diciamo che eravamo un gruppo, eravamo in nove, quindi parecchi, io ero l'unica ragazza del gruppo, quindi sono cresciuta un po' maschiaccia, diciamo. E a un certo punto, quando è iniziato Tutto può succedere, insomma, cantavo, recitavo, mi è andata via la voce completamente, quindi ho dovuto... Ma adesso ogni tanto hai voglia di ritornare a cantare, divertirti un po', perché adesso tu hai una carriera molto impegnativa, perché tutto va talmente bene. Tu sei nata a Bologna, ami Bologna, anche se adesso vivi a Roma, e io vorrei subito mandare intanto le immagini del Festival di Sanremo, dove tutti ti hanno ammirato e hai avuto complimenti da parte di tutti, perché ti devo dire che sei stata davvero molto molto brava. Grazie. Tu sei piccola, quanti anni hai? Amore? 25. Dimostri di meno, penso. Sì, proprio sembri una bambina. No, una rubettina. Poi io che ho visto in Doing... Come The Undoing. Allora, quando ti ho The Undoing, insieme a Nicole Kidman e... Hugh Grant. E io ho visto questa donna meravigliosa. Poi ci sono delle scene anche dove non nascondi nulla. Oh. Ma lì... Insomma, non dico come la zia, quanto stanno? Sei dimagrita, figlia mia. Posso svelare finalmente il mio segreto? Sì. Era un Wonder Bra di Victoria's Secret, che se non hai proprio niente, non è che può fare miracoli, però se c'è qualcosa, quello... Ah, si trova solo in America? Sì, io non ne ho bisogno, però insomma... Ero in allattamento. Fammi mettere pure quello, poi non so dove vanno. Vabbè... Sei molto bella. Vediamo Sanremo, Matilda. Sono felice di presentarvela. Matilda De Angelis. Vai. Ce l'ho fatta! Brava! Grazie! Grazie per avermi voluta qui stasera per la prima serata. Mi è bastato buttare Naomi Campbell giù per le scale ed eccomi qua. Un bacio è un giuramento un po' più da vicino. Meno male, ci sono io, Ilia Matilda Sessuara. Ale, allora. Dimmi che cosa mi vuoi dire? Oh mamma mia, che è quella cosa? Paura, eh? Allora, il prossimo artista... Matilda. Oi. Alzati. Ok. Ti lascerò. Ragazza, lei cita benissimo, canta benissimo. Il nostro terrore, sai qual era? Era quel momento in cui si fa. Beh, insomma, devo dire che sei stata veramente brava, eh. Grazie, ero terrorizzata. Ma non si vedeva, me l'hai detto ieri, ci siamo viste, mi hai detto, Mara, ero terrorizzata. Beh, in realtà penso di essere una brava.
una brava attrice. Hai nascosto bene, sei una bravissima attrice. Mamma mia. Che cosa ti terrorizzava di più? Non lo so, il fatto forse del live, della diretta, l'ho un po' dimenticato negli anni. Sai, al cinema noi viviamo in questo spazio protetto in cui se sbagli la rifai, quindi poi alla fine quello che viene fuori è sempre il meglio di quello che hai fatto. Lì un po' la va o la spacca, quindi... Perché poi nel cinema tu studi un copione, interpreti un personaggio, per cui tu in quel momento sei quel personaggio. Forse avevo non rischi niente della tua persona. Di non essere abbastanza io, Invece live, Sanremo, poi, insomma, un programma più importante che noi abbiamo. Sì. Però te la sei cavata, guarda, te lo voglio dire perché sei stata veramente brava. Come ti è arrivata la proposta? Ma è stato in realtà un lavoro un po' all'inizio di, voglio essere sincera, di convincimento, perché giustamente io non sono conosciuta magari al grande pubblico e quindi avevano un po' paura che forse io sarei stata un po' troppo sconosciuta per il Festival di Sanremo, forse non era ancora il momento. Poi però, non so, a un certo punto Lucio Presta si è convinto e quindi... T'hanno chiamato. E quindi mi hanno chiamato. Qui abbiamo sentito la battuta su Naomi Campbell, perché in fondo la prima serata l'avevano annunciata. Lei, sì. E invece poi lei, per via del Covid, hanno detto insomma che c'erano problematiche. Per cui insomma poi sei stata... È andata bene alla fine. Naomi Campbell, grazie Naomi. Senti, però tu hai cominciato a fare l'attrice... Presto, sì. Io ho un pezzettino del tuo primo film che si chiama Veloce come il vento. Ti si vede poco, però ho voluto mandarlo lo stesso perché credo che sia una cosa carina, affettuosa per te, che ti faccia piacere. Sicuramente. Vediamo insieme. Hai Matilde di questo? Mamma mia, guarda, mi commuovo quasi io quando vedo queste cose, è una cosa assurda per me. Perché? Perché comunque, cioè, veramente ricordo il terrore che avevo di fare quella cosa, di quanto mia madre mi ha dovuta rincorrere per casa urlando per convincermi a fare quella cosa, perché... Io non nasco proprio come la più convinta dell'universo, cioè nel senso sono molto critica con me stessa e sono anche vergine, quindi io cerco sempre di avere le cose sotto controllo, di essere segno preparata. Zodiacale, sì, no, stiamo parlando. No, scusate. Ovviamente. Ovviamente. e quindi, stupida che sei, perché fai così? Vabbè, molto bene. Insomma, sei fidanzata, amore della Zia? Sì. Ah. Però no, salutiamo, ciao. Salutiamo, ciao. Ciao. E allora mi dicevi, tu quindi... sei il segno della Vergine. Segno della Vergine. È il mio ascendente, per cui noi siamo leggermente rompine. Rompine precisine. Precisine. E quindi quando mi è stato detto che avrei dovuto fare una cosa per cui non ero preparata, io ho detto no. E io ho detto no. Ti hanno presa per il film? No. Non lo faccio. Cioè, io ho detto non lo faccio per un mese praticamente. Mi hanno rincorso i produttori, il regista, mia madre. Ma perché? Perché ero terrorizzata, perché non... Quando vieni da un paesino in provincia di Bologna, il cinema non esiste. Il cinema è una cosa che si va a vedere con gli amici il sabato sera, ma non esiste il cinema. Non sai neanche come è fatto il cinema, chi lo fa, dove lo fanno, esistono queste persone. Quindi venire a dire a una persona come me... Capito, ma come sono arrivata? Allora io dico Matilde. Scelgo Matilde. Non è che sono venuti a casa... No, facevano dei provini aperti a Bologna. Hai fatto un provino? Ho fatto un provino. Ma sei tanta paura per... Perché hai fatto il provino? Perché io in realtà ho accompagnato una mia amica. Sempre così. È sempre così. Sembra una cazzata, ma è la verità. No, ma è vero. Cioè, io non sono andata al provino. Lei dentro. No? Tu l'hai accompagnata. Sì. Poi tu sei stata presa e lei no. Sì.
Succede così. E allora tu hai fatto il provino, e in che cosa consisteva sto provino? Il provino era un'improvvisazione di una scena del film. Ok, questo è tuo fratello tossicodipendente, voi non andate d'accordo. È Stefano Accorsi, tuo fratello, e tu lo devi buttare fuori dalla stanza. Lui proverà a parlare con te, proverà ad avere un rapporto con te. Tu lo odi, lo devi buttare fuori, fino a che lui non sentirà che tu sei stata talmente tanto sicura e talmente tanto cazzuta da buttarlo fuori, lui non uscirà. Quindi io lì, così, a 18 anni, che improvviso questa scena. Sì. E tu cosa pensi in quel momento per fare quella scena così forte, intensa? Non è che ti hanno detto fai una scena d'amore da... No, certo. Ma io sicuramente ho vissuto delle cose nella mia vita in cui... dal basso della mia statura ho dovuto prendermi delle responsabilità e anche buttare fuori casa delle persone, quindi ho attinto a una cosa mia personale e devo dire che quella cosa ha ripagato, e più io dicevo no e più loro mi volevano, capito? Quindi è stata una cosa... Si chiama metodo Stanislavski. Sai che ci sono grandi attori americani che fanno proprio questo tipo di percorso, proprio immedesimarsi in qualcosa che ha fatto parte della tua vita. Hai funzionato, sei stata presa, e poi quando ti vengono a dire guarda che devi fare il contratto, tu per un mese no. Ma devi venire a fare i corsi di guida veloce. No, sto facendo la maturità, devo studiare matematica, perché io stavo facendo anche la maturità, quindi ero tipo stressatissima. E poi chi ti ha convinto, Matilde? A me mi ha convinto Stefano Accorsi. Che è bravissimo attore. Delizioso. Poi ci siamo divertiti da matti il giorno in cui siamo andati a fare un corso di guida veloce a Adria. Abbiamo guidato insieme, siamo morti da ridere. E da lì ti è venuta la voglia. Sono divertita, sì. Sei tolta un po' le paure, le insicurezze. Sì. No? Forse sì. Lì ho detto, vabbè dai, non ho niente da perdere, quindi. E poi? E poi ho fatto il film. Dopo il film ero convinta, ho detto, ah, adesso ho messo dei soldi da parte e vado a fare l'università. Mm. Perfetto. Poi ho visto il film e ho detto, no, vabbè, questa è la mia vita. Cioè, per sempre, lo voglio fare per sempre. Quindi forse io ho capito di voler fare l'attrice avendo visto quello che avevo fatto. Proprio grazie a questo film, a questo film abbiamo mandato questo pezzo. Sì. Ecco perché ti sei commossa. Sì. Perché quel film lì ha determinato poi la mia vita, quel un cambiamento, film. Un cambiamento, sì. E anche una certezza su quello che è il tuo presente e il tuo futuro. Sì, io devo tutto a questo film, tutta la mia vita. Senti, da lì hai cominciato allora a prendere coscienza, io voglio fare l'attrice e adesso sei arrivata poi a un tuo successo veramente personale, perché tu entri e sei la protagonista di quel film che io ho visto due volte, perché è molto bello peraltro, che si chiama The Undoing. No? Sì. Undoing. Undoing. Eh? Undoing. 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 Perfetto. Con Nicole Kidman e con Hugh Grant. Hugh. Sì, tipo Hugh Grant. Una cosa così. Hugh Grant. Arriva lei bella come il sole. Come sei arrivata a proposito dei provini? Perché lì è tutto in America, no? Sì. Allora io faccio vedere, perché siamo riusciti ad avere ovviamente una piccola breve scena del film, perché averne di più costa un sacco di soldi, abbiamo preso quello che potevamo fare, e vediamolo insieme e poi me lo racconti. Va bene. Mi dispiace. È che a volte mi sento sopraffatta e persa. Anche a te succede. Se una volta ti va di parlare gratuitamente... Oh, perdonami, no. Non volevo che mi uscisse così. Ma davvero, se hai voglia di parlare... Sei gentile. Grazie.
Allora, questo è il vostro incontro. Sì. Ecco. Stendiamo un velo pietoso sul mio doppiaggio, però, no, insomma... È tua la voce? È mia la voce, sì. Perché dici? Perché è complicato, il doppiaggio è difficile. Beh, perché sì. Perché comunque ti doppi dall'inglese, quindi... Senti, come sei arrivata a entrare a far parte di questo cast internazionale? Allora, sarò breve perché non voglio attaccare i pipponi su Rai 1. Allora, c'è un programma al Festival di Berlino che si chiama Shooting Star. Io ti amo, bambina. Grazie, anch'io ti amo. Allora, c'è questo programma al Festival di Berlino che si chiama Shooting Star. Ogni paese europeo porta il proprio astro nascente, sì, a questo festival. Sì. Poi una commissione internazionale decide che saranno solo 10 attori a entrare a far parte di questo festival. Per una settimana tu te vendi come un aspirapolvere folletto a produttori, registi, tutto. Ciao, sono Matilda De Angelis, molto piacere. Ciao, sono Matilda De Angelis. E quindi tu conosci le casting internazionali di tutto il mondo. E se piaci, loro si segnano il tuo nome. Poi quando ci sono questi progetti, dicono ci serve un'italiana / spagnola, tanto per loro non c'è differenza che questa tristezza. Latina. Non so che cos'è, vabbè, la latina. E quindi dicono, chi è l'ultima shooting star italiana? Matilda De Angelis. Vabbè, facciamole fare un provino. Quindi mi arriva un provino, io faccio un self-tape, quindi faccio un provino da sola in casa. Sì. E poi lo mando. E se va bene mi prendono. In questo caso è andato bene e mi hanno presa. Ti sei fatta il provino da sola in sì, casa, sì, l'hai mandato e ti hanno preso. E mi hanno presa. È andata così. E tu sei andata, dove avete girato? A New York. Senti che pronuncia. New York. Come gliela molla, ragazzi. Comunque davvero, a parte che sei talmente vera e simpatica, io adoro le persone come te. Avrai un grande successo, guarda, te grazie, lo dico veramente di cuore. Poi però c'è anche questo aspetto tuo, ami Bologna, la semplicità proprio della tua vita, sì, e ti piace cucinare, perché è un filmato dove tu ti metti a fare i ravioli, sì, insieme a Gianni Morandi, che poi saluteremo. Sì. Adesso mando il video. Il video, che dico? I 1500 ravioli preparati da Morandi, Bergonzoni, riempiranno i piatti per 3 giovedì di seguito degli ospiti delle cucine popolari. A tirare la sfoglia anche Matilda De Angelis, giovane promessa del mondo del cinema, anche lei bolognese. È importante sostenere le piccole e grandi iniziative, se possibile anche locali, quindi bolognesi, non bolognesi, accorrete, aiutate le cucine popolari, venite qua. Questi ravioli d'autore saranno un pasto caldo per chi, soprattutto in questo periodo, fa più fatica a procurarselo. Sai anche cucinare o era tutta scena? Era tutta... È abbastanza scena. I ravioli non... Allora, Gianni Morandi è un campione di ravioli. E lui quando gira la pasta con una mano praticamente, cioè bravissimo. Che adesso si è bruciato. Poverino, guarda. Già. Povero Gianni, tanto mi dispiace. Allora, guarda, noi abbiamo... Intanto vogliamo salutare, sì, Gianni, perché insomma è l'amore nostro. Speriamo, Gianni, che guarisca presto. Ma veramente, sì, sicuramente. Ha avuto questo incidente, per chi non lo sapesse, stava lavorando nel suo giardino. Il suo giardino. Stava bruciando. Delle sterpaglie. Sterpaglie ed è caduto. Almeno da quello che so io, lui è caduto e ovviamente si è bruciato sia le mani, è stato portato in ospedale, poi portato in un altro ospedale, adesso è all'ospedale di Cesena, già ricoverato da 10 giorni, ma tutto sta andando bene. E lui ha voluto rassicurare tutti i suoi amici, tutti i suoi fan, postando un filmato che adesso noi mandiamo, augurando a Gianni di tornare a casa dalla sua Anna il più presto possibile. Vediamo il filmato. Sono un ragazzo fortunato. Sì, sono stato veramente fortunato. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò a te. È andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole. A me mi fa impazzire. Ecco, per cui auguriamo Gianni, dai, guarisci presto, ti vogliamo bene. Sì, ti vogliamo bene. Allora, adesso parliamo, perché tu sei venuta qua per presentare il tuo ultimo lavoro.
importantissimo, perché sto parlando di Leonardo, che da martedì 23 marzo su Rai 1 per ogni martedì per 4 serate. Personaggio meraviglioso, vicino a te Giancarlo Giannini, meraviglioso. E l'altro attore americano, come si allora, chiama? Allora, ci sono Aidan Turner e Freddie Highmore. Freddie Highmore? Esatto. Possiamo andare avanti tutto il giorno, io sei così. Freddie Highmore. E, sì, sono due attori straordinari, veramente meravigliosi. E tu sei? E io sono Caterina da Cremona. Un personaggio che... di finzione. Ah, ecco. L'unico, diciamo, uno dei pochi personaggi di finzione. Poi chiaramente questo non è un documentario, è una serie. Quindi sì, importante. Anche. Ovviamente romanzata, diciamo, c'è un pretesto un po' thriller con cui parte la storia. Cioè, indagano sull'omicidio di questa donna e sul perché non siano rimasti dei ritratti di questa donna, perché veramente la vita di Leonardo da Vinci è costellata un po' di questi misteri. Mm-hmm. Ci sono tanti dei suoi quadri che sono andati dispersi, che sì. sono stati distrutti, che sì. si sono persi. Sì. E insomma sono partiti da questo bozzetto preparatorio che si chiama La Scapigliata, che mm-hmm. si pensa essere un bozzetto preparatorio di Le dal Cigno, un quadro meraviglioso di Leonardo da Vinci. E quindi hanno iniziato a pensare, perché non sappiamo niente di questa modella, di cui però si parla in certi testi, come mai, come non mai? E quindi, diciamo, la serie è un thriller, sì. quindi bisogna prenderla un po' con le pinze, non è un documentario sulla vita di Leonardo da Vinci. Beh, romanzata. Sì, si ripercorrono le opere più importanti e significative della vita di Leonardo, con anche un po' con l'occhiolino però alla televisione, quindi insomma non è che si può fare una rottura di palle su Leonardo da Vinci. Cioè, capì? È colpa tua, perché io ti vedo a te, quindi io mi lascio andare. Vabbè, Fred Hyder. Ce la faccio. Vabbè. Clip! Com'è che ti chiami? Caterina, da Cremona. Cremona. Io sono Leonardo da Vinci. Sei molto bella. Nonostante tu abbia sofferto. O forse proprio per quello. Tu parli sempre in modo così strano o è una cosa su cui ti devi impegnare? Dunque, vedi, io non disegno come gli altri. Non parli nemmeno come gli altri. No. No, loro disegnano ciò che vogliono che il mondo veda, ma è un ideale. Io non disegno questo. Disegno ciò che vedo. Credo che la natura sia la più grande opera d'arte. L'unico perfetto atto di creazione. Come il volo dei passeri, o i corsi serpeggianti dei fiumi, o le storie sui volti della gente che vediamo. È questo che voglio ritrarre, non una vuota imitazione. Così. Allora, dimmi come mi vuoi. Vedi? Bello! Intrigante! Ci piace! Da martedì 23 marzo, Rai 1! Sì. Rai 1 ogni martedì per 4 serate con la meravigliosa Matilda! Io ti adoro! Anch'io ti auguro tutto il meglio, tutto quello che desideri. Torni? Sì. Sì. Quando vuoi. L'hai detto, eh? Sì. Pubblicità, grazie Matilda De Angelis, grazie.